Noi abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo investito in comunicazione, abbiamo comprato pagine dei giornali per far arrivare il nostro grido di dolore. Il turismo, eccolo il ferito più grave in questa Waterloo su scala globale. 21 milioni di italiani in viaggio e un giro d'affari di 8 miliardi, giusto un anno fa. Zero movimenti e nessun flusso in questa Pasqua da pandemia. Al palo l'intera filiera di un settore arrivato a incidere per il 13% sul PIL nazionale e che conta 3 milioni e mezzo di occupati, 13.000 le aziende coinvolte soltanto nel segmento del turismo organizzato. Ha colpito trasversalmente tutti, grandi compagnie di crociera, grandi tour operator che hanno gli aeroplani e sono purtroppo a terra, ma anche tante agenzie di viaggio, sono circa 8.000 in Italia, che essendo chiuse da 2 mesi non hanno i mezzi per fronteggiare questa drammatica crisi. A picco l'indice di fiducia del viaggiatore italiano. Meno 18 punti al mese, mai registrato un valore più basso. E le previsioni indicano perdite di almeno 90 milioni di presenze, soltanto fino a maggio. Dunque, cosa fare per evitare il collasso? 400 miliardi alle imprese già attivabili da quest'anno, dice il ministro Gualtieri. Nulla è ancora stato dedicato al turismo e soprattutto non basta avere un sostegno alla liquidità. Già adesso noi è come se fossimo in luglio ed agosto in termini di ricavi mancati e quindi abbiamo bisogno di interventi immediati perché la crisi sta colpendo molte aziende del settore e colpirà duramente nei prossimi 2 o 3 mesi. Azione urgente, ne va della sopravvivenza delle imprese e dei lavoratori, è il coro di Astoi, Confindustria Viaggi e Federazione Turismo Organizzato, mentre le aziende del settore si uniscono e innalzano il manifesto del turismo. Cosa chiedono i firmatari del manifesto al governo? Chiediamo un fondo di sostegno ai ricavi mancati, chiediamo la proroga delle misure di solidarietà e di cassa integrazione per sostegno all'occupazione e soprattutto chiediamo il rilascio di un buono vacanza che rimette in circolo la domanda turistica. Come saranno le vacanze degli italiani dopo la pandemia? Immaginiamo un'estate molto debole, molto fiacca e stiamo già guardando con speranza al prossimo inverno. Si parla molto di turismo di prossimità, un po' perché le persone vogliono essere più tranquille e quindi stare vicino a casa, nel proprio paese, ma anche perché probabilmente ci sarà una forte spinta nazionalistica a sostegno delle imprese e degli alberghi e del turismo italiano che merita sicuramente un sostegno.